figura. Io ho appena letto il libro, mi sono innamorata della madre. Infatti ho detto, Mario, io voglio fare la madre, prima da vecchia e poi da giovane. Naturalmente Mario mi ha detto, non scherzare neanche. Quindi avevo una simpatia, una compassione e una fascinazione per il personaggio della madre, che naturalmente voleva dire che io questa Delia avevo dei problemi con questo personaggio. Non mi era simpatico. Poi lo sappiamo, il rapporto tra l'attore e il personaggio è sempre molto complicato, perché spesse volte diciamo questa sono io e non è vero niente. Altre volte diciamo non somiglio per niente a questo personaggio, poi lavorando ci trovi dentro quei punti di contatto che tutte le donne hanno tra di loro più o meno, no? E come ho affrontato? Ho cominciato a leggere, come si fa, forse perché uno è un attore di teatro, quindi è un po' studioso, dei libri così, psicanalisi, il rapporto madre, figlia, femmina, eccetera. Poi devo dire che arrivata a Napoli tutto questo è sparito dalla mia testa, proprio Piazza Pulita, e io mi sono trovata dentro a una serenità, a una, devo dire, è stata una delle, io soffro molto di più quando faccio teatro, non di cinema, una serenità, una sicurezza che mi veniva da quello che avevo intorno a me, cioè Napoli ti spingeva a essere in un modo. Gli attori, questi attori meravigliosi che erano molto corpi, perché spesso l'attore di cinema o di televisione rischia di perderlo questo corpo, no? Napoli ti insegna proprio che quella è la prima realtà, prima di qualsiasi pensiero. E quindi tutto quello che è nato per me in questo film è stato molto naturale, non so come dire. Poi il regista era in uno stato di grazia, quindi anche questo è molto importante, no? Che avesse, anche lui fosse proprio pieno di un'energia, di una capacità di conoscenza di Napoli, dei suoi, come diceva lui, odori, rumori. Quindi è stato un entrare dentro molto tranquillo. Grazie Anna. Per concludere volevo chiedere a Mario una cosa sul restauro. Si è tornati al bianco e nero, avete fatto un lavoro sul flashback, no? E allora l'occasione di questo restauro, che poi bisogna dire che appunto il film è stato ricomprato negli Stati Uniti d'America, quindi sull'onda del successo dell'Amica Geniale, diciamo, c'è di nuovo un'attenzione anche internazionale su questo film. E allora niente, abbiamo pensato, intanto era bene fare un restauro digitale, perché oggi bisogna digitalizzare i film, perché A parte che continuino a vivere, ma anche che li si possa vedere, perché i film in pellicola ormai non è nemmeno tanto lo stato delle pellicole, ma è lo stato dei proiettori, cioè non riesci più a proiettare in maniera giusta, cioè, quindi era importante far questo. Con l'occasione, perché quando avevo scritto la sceneggiatura io avevo immaginato le parti del passato, perché diciamo c'è il passato e il presente, appunto, ecco, quindi si vede, insomma, si vedono i personaggi, c'è Carmela Pecoraro, questa bambina che interpreta Anna da bambina, appunto. E, ecco, diciamo, io avevo indicato che fosse il bianco e il nero. Poi con Luca Picazzi, meraviglioso direttore della fotografia, questa è una fotografia, diciamo, premiata e diciamo anche questa leggendaria, optammo per una sorta di decolorazione. A distanza di tanti anni, con l'occasione di questo restauro, ho detto proviamo a farlo come era, diciamo, all'origine. Quindi con Luca abbiamo diciamo creato quello che di fatto è un nuovo film. Quindi per chi ha visto il film allora oggi vede questa cosa che ha un, insomma, che al cinema è più bello, ve lo dico, è più bello, l'hai già visto, era buona la prima, era buona l'idea, sì, è più duro perché la decolorazione in qualche modo portava questo passato in una dimensione una più poetica, sì. Così. Mentre invece il bianco e nero, il passaggio, sì, tra il bianco e nero, però il colore, è più contemporaneo, non so come dire, più adatto a questo tempo. Vorrei, e quindi dire, adesso il suo destino quale sarà? Parte? Allora, parte. Il suo destino, intanto qui c'è Andrea Occhipinti, è stato troppo bello oggi con Andrea, produttore del film, vi prego un applauso. Grazie. Parte con il film, Andrea. Qual è il destino del film adesso? Intanto vorrei ricordare che questo è stato il primo film che noi, come la Chiaretta, abbiamo prodotto.
ed è stato incredibile perché era appunto 1995, primo film che produciamo, unico film italiano selezionato a Cannes, per cui ricordo ancora quella grandissima emozione di La Monte de Marche, salire le scale col tappeto rosso con Anna fantastica vestita di rosso. È veramente un grandissimo ricordo. C'era ancora il mio socio dell'ora, Kenny Smith, che purtroppo non c'è più. Ma oltre a uscire il Blu-ray DVD con questa nuova versione, faremo anche un evento per cui il film tornerà in sala, come si fa adesso, per alcuni giorni, per cui ci sarà anche la possibilità di vederlo sul grande schermo. E negli Stati Uniti hanno comprato le varie, cioè lo sfruttamento, diciamo, nelle versioni digitali, non necessariamente esce in sala, ma faranno appunto, cioè, DVD, Blu-ray, piattaforme, insomma, sfruttamento, diciamo, più secondario rispetto a quello della sala. Questo film è un film, non perché l'ho fatto io, perché c'è Mario, ma è un film veramente straordinario. Da allora abbiamo distribuito grandissimi film che hanno vinto Cannes, Oscar, ma rivedendo questo film, lo vedrete, è veramente un grandissimo film che in Italia abbiamo fatto e di cui veramente dobbiamo essere orgogliosi. È straordinario quello che tu dicevi prima, cioè rispetto a quella Napoli, rispetto al corpo degli attori, cioè era molto presente questa fisicità. Veramente è stata una grandissima emozione anche rivederlo per me dopo tanto tempo. Adesso possiamo partire con il film, buona visione.